Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich Informa. Il tema di oggi è il disegno di legge 2475 con cui il Parlamento ha fornito al governo la delega a modificare l'assetto attuale in tema di disabilità. Ma ne parliamo subito dopo la sigla. Anmich Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmich. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich Informa. Partendo dalla delega che il Parlamento ha affidato al governo con il disegno di legge numero 2475, con cui ha stabilito che si possa provvedere ad un riordino per quanto riguarda l'attuale assetto in tema di disabilità. Sappiamo bene che tutto questo però è avvenuto alla fine di dicembre dell'anno 2021 e naturalmente al centro del disegno di legge approvato proprio il 20 dicembre dell'ultimo scorso c'è la definizione di condizione di disabilità, cioè una definizione che deve essere maggiormente coerente con quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 1,2. Ora, che cosa si intendono per persone con disabilità? Si intendono tutte quelle persone che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, che in interazioni con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società in base a tutte, su base di uguaglianza con tutti quanti gli altri. Naturalmente, alla luce di questa definizione, l'intervento del governo, riguarderà e riguarda, attualmente la semplificazione delle procedure di valutazione e revisione della condizione di disabilità, ex legge 104 del 92, al fine di garantire una inclusione, lavorativa. Ma naturalmente, il disegno di legge ribadisce anche la nomina di un responsabile del processo di inserimento delle persone disabili nell'ambiente di lavoro e quindi previsione già contenuta nella legge 6899 che reca disposizioni in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità. Quindi abbiamo stabilito che vale il concetto che l'inclusione sociale passa anche attraverso l'accessibilità. Per fare questo è necessario però definire attraverso un preciso lasso di tempo anche i decreti attuativi per cercare di addivenire a questo riordino della disciplina in tema di disabilità, che, come dicevo prima, è finalizzata ad una semplice ed ad un'inclusione piena delle persone con disabilità. Oggi, a partire dalla data di dicembre 2021, il governo ha 20 mesi di tempo, dall'entrata in vigore del disegno di legge per emanare uno o più decreti attuativi per revisionare la legislazione attuale e, come dicevo, in ottemperanza alla Costituzione. Per fare questo, abbiamo, il Ministro della Disabilità ha istituito due commissioni, una commissione istituzionale al fine di individuare le procedure per addivenire e per indicare da un punto di vista, diciamo così, delle definizioni gli interventi da attuare e una commissione redigente che dovrà provvedere naturalmente ad emanare o ad implementare o ad evidenziare, a rappresentare quali potranno essere i temi da dover poi tramutare in decreti attuativi. E naturalmente poi c'è bisogno di tutto l'iter parlamentare perché si arrivi all'attuazione di questi decreti attuativi. Questa legge avrà motivo di esistere soprattutto se i decreti attuativi, perché oggi con la legge delega abbiamo semplicemente individuato una cornice. All'interno di questa cornice bisognerà naturalmente andare a definire i contenuti e naturalmente i contenuti saranno tanto più significativi
quanto più saremo in grado di poter emanare effettivamente dei decreti attuativi pregnanti, significativi e oltremodo attinenti alle attuali esigenze delle persone con disabilità. L'aspetto principale riguarda il riordino, e naturalmente su questo vi è da fare un grandissimo lavoro, ma naturalmente anche le procedure per l'accertamento, che prevedono, diciamo, un doppio livello: una valutazione di base, che è quella che oggi va a individuare e a definire quelle che possono essere le esigibilità delle persone con disabilità, e una valutazione multidimensionale per un progetto di vita individualizzato. Questo è un aspetto fondamentale e significativo. Crediamo che attraverso questi processi si possono effettivamente creare i presupposti per definire e per avviare quel processo di piena inclusione delle persone con disabilità nel mondo scolastico, nel mondo lavorativo e in una partecipazione piena e attiva alla vita quotidiana. È un'accessibilità vera e reale. Naturalmente quello che bisogna scardinare, lo abbiamo detto anche nelle puntate scorse, ma lo continuiamo a dire oggi, sono anche le barriere culturali che sempre più si frappongono tra le persone con disabilità e la società in cui essi vivono. Barriere culturali che possono partire dal fatto che delle persone con disabilità non possono accedere ad un treno o ad una stazione ferroviaria, barriere culturali perché qualcuno non lascia libero il posto riservato ai disabili, barriere culturali che possono, diciamo così, estrinsecarsi in ostracismo sui posti di lavoro, barriere culturali che possono, estrinsecarsi anche in quel, ma lì siamo in un altro campo e non le voglio neanche considerare barriere culturali, ma nefandezze, obbrobri e persone, diciamo così, poco sensibili e qualcosa di effettivamente inutile, quando ci troviamo in presenza di una maestra che maltratta, violenta una bambina con disabilità, come è successo nei giorni scorsi. Quindi, di fronte a tutto questo, queste due commissioni che vi dicevo prima stanno lavorando in modo proficuo e, diciamo così, continuo, per arrivare nei tempi giusti e nei modi giusti alla definizione di questi decreti attuativi. Ci sono due problemi fondamentali. Il primo è che in questo momento purtroppo siamo in presenza di ulteriori emergenze che si accompagnano e che vanno ancora di più ad aumentare quello che è stata l'emergenza pandemica. Oggi abbiamo un'emergenza geopolitica, un'emergenza dovuta alla guerra che purtroppo è scoppiata nel cuore dell'Europa, e quindi anche questo ci preoccupa particolarmente. Il secondo aspetto che ci preoccupa è che questi 20 mesi possono cadere a cavallo di due legislature, definendo i percorsi e l'iter parlamentare a cavallo di due legislature, vi è la seria e netta preoccupazione che potrebbero esserci dei ritardi, o quantomeno che i decreti attuativi potrebbero essere definiti solo parzialmente o soltanto alcuni di essi. La legge è importante e sarà tanto importante quanto più noi riusciremo a realizzare i decreti attuativi che riguardano tutti gli ambiti di intervento che la legge delega ha previsto. Quindi da questo punto di vista stiamo lavorando per definire percorsi, strategie, ma soprattutto per rendere pregnante e significativo la legge delega con i decreti attuativi necessari. Non dobbiamo commettere gli stessi errori di leggi passate, leggi importanti, dove è stata definita la delega, sono state definite le leggi, ma non sono stati poi attuati decreti attuativi pregnanti e significativi. E quindi è stata anche per qualche verso, è venuta anche meno per qualche verso la ratio per cui quella legge è stata implementata. Basta far riferimento alla 6899, il cui fallimento è dovuto soprattutto alla mancanza di decreti attuativi e ad una cannibalizzazione che vi è stata poi nel corso degli anni rispetto alla 6899, oppure sugli stessi errori forse li stiamo commettendo sulla 112 del 2016, la legge sul dopo di noi, dove abbiamo fatto una bellissima legge, ma i decreti attuativi che dovevano venire fuori e che dovevano rendere significativa questa legge, purtroppo, per alcuni aspetti mancano ancora, o se sono stati realizzati soltanto parzialmente.
Non dobbiamo assolutamente commettere lo stesso errore in questa circostanza, o anche la legge delega sulla disabilità purtroppo si rivelerà un fallimento. Noi come associazione siamo pronti, siamo all'interno delle due commissioni, quindi stiamo lavorando proficuamente e continuatamente con le istituzioni e con tutti gli altri attori che sono presenti all'interno di queste due commissioni. Naturalmente vigileremo affinché tutto si possa concretizzare e si possa realizzare nel migliore dei modi, sempre e solo nell'interesse delle persone con disabilità e dell'intera categoria che noi rappresentiamo. Con questo termina qui questo appuntamento di oggi. Vi auguro buon proseguo di trasmissioni e a risentirci alla prossima puntata. ANMIC informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale ANMIC. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Radio ANMIC 24. Visita il sito www.anmic24.it. ANMIC 24. Ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone.